questo reparto è un reparto moderno con le più innovative tecnologie ed è stato progettato per assistere i pazienti critici. Aiuterà l'ospedale assolutamente perché questo ci consentirà di mantenere una terapia intensiva Covid e una terapia intensiva no Covid, quindi di poter continuare a dare questo duplice aspetto all'ospedale. Arriveremo a 21 posti letto di terapia intensiva, questi 10 saranno destinati ai pazienti Covid. Quindi l'ospedale sarà sicuramente di supporto ancora di più al territorio, ma il territorio deve ritornare ad avere una funzione centrale di prevenzione e di cura, soprattutto per quanto riguarda le persone più anziane e più fragili, che vanno espressamente tutelate e garantite. La pandemia ci ha dimostrato come la salute sul territorio diventa prioritaria rispetto alla gestione delle acuzie e come la prevenzione è fondamentale non soltanto per prevenire contagi, ma per definire bene il rischio delle persone rispetto alle patologie. Questa è una tecnostruttura che nasce per i pazienti Covid. È organizzata con camere singole, c'è la pressione negativa perché appunto è dedicata ai pazienti Covid. Ogni camera è dotata di monitor, respiratore e tutto quello che serve per un paziente critico, quindi a terapia intensiva, subintensiva. Abbiamo finito adesso l'inaugurazione e ora porteremo i pazienti direttamente nella tecnostruttura, pazienti che quindi hanno bisogno di un'attività, di un ausilio ventilatorio. Avremo 10 posti in più, quindi 10 pazienti che non saranno trasferiti in strutture romane ma che potranno essere ventilati qui. Al contrario, se ci dovessero essere delle esigenze, proprio perché noi facciamo parte di una rete ospedaliera a livello regionale, potremmo accogliere i pazienti dalla Regione Lazio. Quindi siamo a disposizione. Oggi è una giornata importante perché sostanzialmente a Rieti raddoppiano le terapie intensive, che è un altro segnale di investimento sulla presa in carico delle persone, il diritto alla cura e alla sanità nel reatino. Ce n'era bisogno e subito siamo intervenuti. C'è la luce in fondo al tunnel, perché con il vaccino noi sconfiggeremo il Covid. Nel Lazio abbiamo deciso di dare la priorità agli anziani, perché il problema non è solo i contagiati, ma salvare coloro che rischiano di morire perché contagiati. Attenzione ai comportamenti individuali, perché è l'ultimo miglio, è quello più pericoloso, quando invece si pensa che tutto sia finito e, come sta avvenendo in questi giorni, il contagio schizza in alto. E questo è dovuto alle varianti, ma anche a eccessivi assembramenti tra persone. E ora è il momento di riunire la nostra comunità. Il raddoppio delle terapie intensive dimostra che noi ci stiamo preparando al peggio, ma il peggio si può evitare se tutti si comportano in maniera responsabile.